quanti dormono in macchina, famiglie, non disagiati, disagiati, questo mi fa male tanto. Questo non riuscito più a riposare, non riuscivo più a dormire, a mangiare, sapendo che tanti soffrono e muoiono per strada. Ho detto, guarda, loro sono a riparo nelle comunità, io devo stare con quelli che soffrono e dobbiamo fare qualcosa, aiutarli. Quelli che sensibili si sono avvicinati, sono venuti fin qua, la gente, i cittadini, i gruppi, le associazioni, le varie parrocchie, anche l'imam è venuto, darmi conforto, allora ecco che siamo tutti fratelli e sorelle, non si fa distinzioni di religione, di cultura, ma poi questa terra che è stata sempre accarezzata, attraversata da popoli, dobbiamo prenderci cura di quelli locali, dei sofferenti della tua città, del tuo quartiere, della tua terra, ma ti devi prendere cura anche di chi viene da lontano, anche lui è una persona che chiede aiuto, allora dobbiamo essere pronti ad aiutare quelli locali, ma quelli che vengono da lontano, ma sia loro sia quelli, tutti insieme per costruire un mondo migliore, un mondo migliore. Non ho più forza, no, la forza, mi manca la forza. Sai, non parlare più, riposati. E scegliendo una rinuncia alle cose troppo accumulate materiali e una vita più sobria. Ho paura. Più sobria, una vita più sobria. Ecco che risponderemo a questo momento difficile e usciremo dalla crisi, perché tutti avranno, ecco, un aiuto, un sostegno, una solidarietà. Il povero, la famiglia in difficoltà, l'affamato. Ecco l'affamato, anche il disoccupato, vicino all'ammalato, all'anziano, al disabile, vicino all'immigrato, al carcerato. Mi guida questa speranza che è Cristo, la speranza che non dobbiamo perdere veramente nessuno. Dobbiamo ritornare ai sani principi. Dobbiamo ritornare ai valori, dobbiamo ritornare alla morale, alla fratellanza, ritorniamo ad essere veramente tutti fratelli e sorelle, ad essere vicino, ecco, a chi soffre, a chi rimane indietro in questa società. Ecco, ritornare all'etica, al rispetto della natura, del creato, dobbiamo essere veramente, ecco, tutti concordi, insieme, per cercare di non creare più questi muri di indifferenza, di egoismo, e basta questo accumulare materialismo, consumismo, non serve, non aiuta, non torna bene, invece donando si riceve senza fare distinzione, e allora ecco che dobbiamo veramente prenderci cura del nostro prossimo, del nostro simile, allora sì che usciremo dalla crisi, dalle difficoltà, ecco, da questi cuori duri, ecco, io ci credo, insieme con le istituzioni, ovvio, sempre io ve lo devo dire, ho creduto alle istituzioni, una società senza le istituzioni come può funzionare, non si può gestire, ma insieme a loro, insieme alla Chiesa, alle associazioni, a tante iniziative che si prodigano, ecco, nel bene, per il bene, insieme con tutti, anche le diverse religioni, culture, i giovani che sono il futuro, la speranza, ecco, diamo a loro un mondo migliore, sapere di essere vicino a tanti che ancora muoiono per strada, nell'indifferenza, nella città di Palermo, nelle grandi città, nelle città del mondo. Ecco, stare accanto a loro, condividere, abbassarsi, condividere con loro, mi dà forza, mi fa capire che ancora c'è questa speranza. Ecco, allora che ognuno possa fare la sua parte, ognuno possa adottare un povero, possa adottare un disagiato. Questa sarebbe veramente la risposta. Adottiamo un povero, una famiglia bisognosa. Adottiamo un immigrato, adottiamo, ecco, un ammalato, un anziano. Questa è la risposta a questa società, ecco, con amore, con fratellanza. Sappiamo che Natale è passato da circa quasi un mese. Qual è il regalo più importante che lei avrebbe voluto ricevere
e che vorrà ricevere. Il Signore mi ha fatto vivere anche questo Natale semplice, sobrio e con un povero, e se ognuno fa qualcosa, provate a immaginare quanto possiamo fare. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.